Ripercorriamo insieme brevemente il brano di Vangelo che è stato ora proclamato. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea. Questa espressione dice la stupidità del potere. Quando pensa di essere riuscito a tacitare una voce di denuncia, il Signore ne fa sorgere un'altra ancora più potente, ancora più forte. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Vangelo è un termine di origine greca che significa bella, buona notizia. Qual è questa bella, buona notizia di Dio? È che Dio è completamente diverso da come lo avevano presentato i sacerdoti del tempo. Il Dio che Gesù è venuto a rivelarci è un Dio che non chiede doni, ma si dona, non chiede sacrifici, ma si sacrifica. Questo è il Dio che Gesù è venuto ad annunciarci, un Dio che non punisce, ma perdona, un Dio che non è buono, è soltanto buono. Un Dio che è amore, un amore che fa sempre il primo passo, un amore gratuito, disinteressato, senza misura, incondizionato, immeritato. Questa è la bella, buona notizia di Dio che Gesù è venuto a portarci. È venuto a portarci l'immagine vera di Dio, che purtroppo la casta sacerdotale del tempo aveva deformato per i propri interessi. E diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Questo regno di Dio o regno dei cieli non è, come dire, una realtà che riguarda l'aldilà. Sì, riguarda anche l'aldilà, ma innanzitutto è una realtà che comincia di qua. È quella società alternativa che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione chiede a ciascuno di noi di collaborare. È quella società in cui il salire, il comandare cedono il posto allo scendere, al servire. È quella società in cui l'accumulo cede il posto alla condivisione. È quella società in cui la vendetta cede il posto al perdono, in cui lo sguardo giudicante cede il posto allo sguardo benevolente, in cui lo sfruttamento della casa comune cede il posto alla cura della casa comune. Questo è il regno di Dio. E la conversione consiste proprio in questo, nel disporsi a diventare collaboratori nell'avvento di questo regno, nella realizzazione di questo regno. E allora emerge chiaramente, come dire, l'immagine di credente che Gesù vuole veicolare. Il credente non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Il credente è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, praticando un amore simile al suo. Il credente è colui che accoglie l'amore di Dio e con il proprio cuore dilatato da questo amore va verso gli altri. Va proprio perché ha in sé questa capacità di amare come ama Dio, capacità che è dono dello Spirito, come ci ricorda l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani 5:5. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Dicevo, questo regno di Dio Gesù l'ha inaugurato nella sua persona, però alla sua realizzazione chiede a ciascuno di noi di collaborare. Lo ha chiesto a Simone ed Andrea, lo ha chiesto a Giacomo e Giovanni, dicendo loro, allora, dicendo a noi oggi, venite dietro a me, cioè ascoltate, mettete in pratica la mia parola e vi farò diventare pescatori di uomini. È un'espressione un po' curiosa, di solito si pescano i pesci, non gli uomini.
Tanto non dice, notate bene, vi farò guide, vi farò maestri, vi farò pastori, no, dice vi farò pescatori di uomini. Quando si pesca il pesce lo tiriamo fuori dal suo habitat naturale e il pesce muore. Qui è l'opposto. Pescare gli uomini significa liberarli da quelle situazioni che producono morte perché abbiano vita, pienezza di vita. E le situazioni che producono morte sono tutte quelle situazioni in cui noi viviamo unicamente per noi stessi. Le situazioni che producono vita sono quelle in cui, ecco la conversione, impariamo a vivere non solo più per noi stessi, ma anche per il bene degli altri. Chiediamo allora allo Spirito Santo che ci doni luce e forza per diventare annunciatori gioiosi, come dicevo all'inizio, e testimoni coraggiosi e credibili di Cristo Gesù, che ci aiuti lo Spirito Santo a diventare collaboratori nell'avvento del Regno di Dio e così passeremo da morte a vita, da un'esistenza inconsistente, qual è un'esistenza autocentrata, ad un'esistenza vera, bella, buona, riuscita, realizzata, qual è un'esistenza donata, messa a servizio degli altri, per amore.